ci sono chiaramente delle azioni che sono state negli anni messe in campo dalla Regione Campania e dal Governo, ulteriori decisioni potranno essere prese in futuro proprio dal Governo centrale. Ma apriamo andando in collegamento con l'assessore alla legalità della Regione Campania, Mario Morcone. Assessore, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, io diciamo sono state tante le azioni che lei stesso ha posto in essere per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione, alla luce degli ultimi sbarchi che sono avvenuti e anche delle prese di posizione da parte del governo centrale. Lei di che parere è? Cosa ne pensa? Ma io penso che dobbiamo continuare a fare con un'intesa forte con i prefetti delle 5 province campane e anche con lo Stato, dove questo è possibile, diciamo percorsi di inclusione di queste persone che sono sul nostro territorio e che sono anche un'opportunità di sviluppo economico e anche e soprattutto sono necessari, che in questo momento sta soffrendo. Naturalmente queste sono le persone che responsabilmente rispettano le regole e partecipano alla nostra vita. Evidentemente non sono d'accordo e vabbè, quelli dovranno. Ecco, Assessore, per quanto riguarda la questione di inclusione, lei ha accennato poc'anzi, forse la parola chiave, nel senso che comunque si parla di inclusione, ma si parla anche purtroppo di tanti aspetti che vanno ancora a denotare una sorta di discriminazione da parte di chi approda sulle nostre coste. Purtroppo sì, c'è una narrazione che viene da lontano, dagli anni di una battaglia politica che è stata fatta sulla pelle di queste persone, che ha determinato anche sacche, diciamo, di una cultura di discriminazione e di paura soprattutto, di chi invece magari cerca un futuro migliore, un futuro di fatto di dignità e di rispetto nella nostra terra. Come dicevo, naturalmente è necessario che queste persone responsabilmente rispettino le regole e lavorino assieme a noi per lo sviluppo della nostra comunità. Naturalmente poi le scelte del governo in questa fase non mi sembrano esattamente in questa direzione, mi sembra invece che il governo voglia mostrare la faccia cattiva e vediamo un attimo se questo porterà da qualche parte, io ne dubito molto. Quindi diciamo che le decisioni possibili nel futuro in merito al fenomeno da parte del governo centrale, secondo lei sono delle decisioni che sono non consone al fenomeno in sé? Secondo me no, perché non serve fare semplicemente la faccia cattiva, è chiaro che devi essere severo e anche inflessibile rispetto a comportamenti di illegalità, a commissione di reati e tuttavia costruire fasce di irregolari sul nostro territorio che non riescono naturalmente a dotarsi di un documento e che vivono come fantasmi nelle nostre campagne è una cosa che non ci possiamo permettere, non ci serve, non è saggio e non è nell'interesse del paese. Ecco, per quanto riguarda anche la questione di farli rimpatriare, ovviamente alla prima occasione potrebbero comunque riprovarci e quindi rischiare per una seconda volta anche la vita. Questa storia dei rimpatri è una vecchia questione che viene agitata strumentalmente, diciamo la verità. I rimpatri annualmente non superano mai 3.000-3.500 persone in tutto il paese Italia, perché comunque rimpatriare presuppone la necessità che il paese dove rimpatri riconosca quello come tuo cittadino, come suo cittadino, e se non lo fa non lo fa scendere nemmeno dall'aereo. Quindi sono pochi i paesi con cui abbiamo i cosiddetti accordi di riammissione, cioè gli accordi sulla base dei quali questi paesi accettano i rimpatri. Parlo della Tunisia, parlo sicuramente dell'Egitto e un po' anche del Marocco.
ma sono un numero limitato di paesi. Ci sono molti paesi che invece sono assolutamente contrari a riconoscere come propri i cittadini che noi vogliamo rimpatriare, anche perché anche per loro è un problema politico questo, un problema di politica interna che tendono naturalmente a deludere. Certo, assolutamente. Assessore, io la ringrazio, grazie per il suo intervento e le auguro buon viaggio.